funzionano se sono in equilibrio. Per quanto riguarda i temi che trattano le mappe, il disequilibrio c'è sempre, perché se non ci fosse disequilibrio non ci sarebbe geopolitica, non ci sarebbe bisogno di ragionare. Quindi questo confronto continuo tra un disegno in equilibrio con se stesso e con tutti gli elementi che porta sopra e il disequilibrio che rappresenta è un po' le facce di tutti e due dei pianeti o della Luna in qualche modo. Quindi mi viene in mente anche la geopoesia. Cioè la geopoesia è come se fosse la verticalità di una mappa. La mappa geopolitica è orizzontale, si svolge sulla crosta terrestre e sono le azioni degli esseri umani. Invece la geopoesia è verticale, nel senso che va in profondità nei sentimenti, poi esplode in un'energia sempre legata ai sentimenti, quindi dà una dimensione che non si vede, ma che c'è. Molto colpita dalle persone che hanno partecipato, che purtroppo non ho potuto seguire tutti, però veramente dalla disomogeneità, cioè nel senso di tante persone diverse, con peculiarità diverse, e che hanno portato la loro esperienza che non conoscevo, però veramente mi ha colpito andare alla ricerca di tutte queste persone che portano una novità e mi ha interessato molto. Secondo me, e che si vede molto bene qua, è ascoltare e osservare. Queste sono due cose che io faccio sempre. Io sto molto in silenzio, ascolto gli analisti, ascolto chi ne sa più di me, poi approfondisco dove ci sono zone d'ombra, e quindi guardo e ascolto. Io penso che questo festival ha dato questo esempio. Io penso che sia il segno più importante e tra l'altro in questo momento storico noi stiamo proprio perdendo questa capacità dovuta al fatto che si lavora tanto, a ritmi sostenuti, non c'è più molto spazio per fermarsi a pensare. Sembra oggi non è più una banalità dire questo, poteva essere una banalità tempo addietro, oggi non lo è più. Quindi secondo me l'esempio che sta dando Sindra è anche questo.